Anche Perugia ha la sua biblioteca ambientale nella meravigliosa sede della Biblioteca di San Matteo degli Armeni. Con un giorno in anticipo, il 5 giugno, si celebra la Giornata Mondiale dell'Ambiente e in questo luogo di quiete e di pace il vice sindaco Urbano Barelli e il direttore generale di ARPA Umbria, Walter Ganapini, hanno inaugurato la nuova sede, la seconda dopo Terni, della Biblioteca Ambientale di ARPA del Comune di Perugia. Ma la giornata di oggi è stata anche un'occasione per riflettere su strategie future che permettano la conservazione per le nuove generazioni di un ambiente sano e vivibile, di nuove sfide che Perugia deve darsi sulla mobilità sostenibile, sulla crescita di una smart community, di una nuova governance che ceda ai soggetti che operano nel territorio, associazioni, gruppi di cittadini, tutte quelle zone grigie per un controllo più diretto e di un turismo responsabile, sempre più accessibile grazie anche alle nuove tecnologie informatiche. Ne hanno discusso con il vice sindaco Urbano Barelli, autore dell'articolo pubblicato sulla rivista Passaggi, l'Umbria nel futuro, realizzata grazie al contributo della Fondazione Ranieri di Sorbello, dal titolo Ambiente, modernità sostenibile, smart community, le nuove sfide per Perugia e per l'Umbria. Walter Ganapini, direttore generale dell'ARPA, Giuseppe Liotta, professore ordinario Dipartimento di Ingegneria, Ruggero Ranieri, coordinatore della rivista Passaggi, l'Umbria nel futuro, Roberto Segatori, professore ordinario del Dipartimento di Scienze Politiche di Perugia. Sono quelle di valorizzare il nostro patrimonio culturale e ambientale e puntare sull'economia immateriale e l'economia della conoscenza. Noi abbiamo due grandi università, abbiamo tanti talenti che le nostre università formano, dobbiamo far sì che il nostro territorio sia sempre più attrattivo dei talenti che formiamo e dei talenti del mondo. Oggi l'economia gira intorno alla conoscenza, economia immateriale, quindi i talenti e la capacità di fare brevetti, di fare innovazione, fa la diversità delle città. Quindi per avere una città, come dire, proiettata al futuro, dobbiamo valorizzare l'essere smart city, cioè città intelligente, e smart community, cioè che ospita le intelligenze del mondo. Quello fa la differenza oggi tra le città italiane e le città mondiali. Quindi in prospettiva l'utilizzo di una biblioteca come questa qui di San Matteo degli Armeni è uno strumento utile in quella direzione. Quindi fare più comunità e fare più capacità di valorizzare i talenti. Allora, in questa biblioteca che è stata fornita dall'ARPA si trovano molti testi, circa 2000, dedicati al paesaggio e all'arte, al diritto ambientale, alla comunicazione ambientale, allo sviluppo sostenibile e anche alle emergenze ambientali. E poi ovviamente anche pubblicazioni dell'ARPA, quindi un materiale molto ricco, molto ampio, che può servire sia a chi fa ricerca in ambito strettamente scientifico, sia a chi comunque fa ricerca anche in campo artistico o si occupa comunque dell'ambiente o vuole conoscere anche la storia del territorio. Quindi anche Perugia ha la sua biblioteca per l'ambiente? Sì, Perugia sarà specializzata su economia, conflitti ambientali, arte e paesaggio, e quindi ci sarà possibilità, rimanendo sempre nel catalogo nazionale, di accedere ai libri fisicamente nella biblioteca di San Matteo degli Armeni. Sì. Il programma delle quattro giornate dedicate all'ambiente, ricco di iniziative, prosegue domani 5 giugno con la festa delle aree verdi sia a Perugia che in periferia, lunedì 6 con un consiglio comunale aperto su ambiente Smart City, dove 16 dipartimenti dell'Università degli Studi e dell'Università per Stranieri illustreranno progetti e ricerche in tema ambientale, per terminare mercoledì 8 con una grande festa dalle 13:30 fino a sera al Parco di Sant'Anna in collaborazione con il Terzo Circolo Didattico e le associazioni del territorio.